Grazie. Come dire, i relatori che mi hanno preceduto hanno insistito molto opportunamente su che cosa effettivamente sia la riforma costituzionale di cui stiamo discutendo e credo che si sia chiarito in maniera piuttosto efficace le ragioni per cui occorra opporsi a tale riforma, per tutte le ragioni che sono state enunciate poc'anzi. La svolta autoritaria, il leaderismo assoluto, il potenziamento dell'esecutivo, il Parlamento che viene indebolito, la farragine stessa che caratterizza questa proposta di riforma, sono tutti motivi che sono emersi molto nitidamente. Io come cittadino, lo dico apertamente, voto convintamente no a questo referendum per le ragioni dette poc'anzi. È più interessante forse, ed è questo il punto di vista che vorrei qui brevemente esprimere, per quali ragioni, come studioso, mi interesso al tema della riforma costituzionale da un punto di vista filosofico e che cosa sta dietro, a mio giudizio, rispetto a questa riforma costituzionale? Perché io credo che molto spesso, presi dal dibattito immediato, dal dibattito sulle questioni urgenti, non riusciamo a fare luce sui movimenti più grandi che stanno dietro a quanto sta avvenendo. E dunque, nell'intervento che qui, propongo, proverò in maniera impressionistica a delineare su un piano storico-filosofico quali siano le ragioni che hanno portato oggi al tema della riforma costituzionale, quali siano le ragioni forti che dettano l'esigenza politica di questa riforma costituzionale e in che senso appunto occorra comprendere questa svolta. Proporrei di partire da una domanda, che è la domanda ineludibile forse quando si ragiona di questo tema. A chi sta a cuore la riforma costituzionale? Chi è interessato a che questa riforma abbia corso? Anzitutto direi in termini molto generali e per rispondere in maniera diretta, senza giri di parole e infingimenti, che sono i grandi sistemi finanziari, il sistema europeo, l'Unione Europea, a promuovere non soltanto in Italia ma su tutto il territorio del vecchio continente europeo, un ammodernamento, come viene detto pudicamente e anche un po' orwellianamente, una riforma continua, come viene oggi chiamata quella che in realtà in altri tempi sarebbe stata detta una distruzione dei diritti sociali e quant'altro. Quindi questa riforma non proviene, sarebbe forse rendere troppo onore e troppa grandezza al signor Matteo Renzi, non proviene da questi singoli personaggi che sono in fondo manovrati all'interno di un sistema ben più grande di loro, proviene da molto più in alto ed è in questa luce credo che debba essere compresa. Consentitemi dunque molto rapidamente di risalire all'anno cruciale per comprendere la svolta di cui siamo figli, nella quale ci troviamo, e questo anno cruciale è il 1989, un anno che troppo spesso viene dimenticato, obliato e oggetto di continue riscritture ideologiche e che, a mio modesto giudizio, corrisponde in realtà all'anno più funesto dell'intera storia novecentesca, l'anno della vittoria non già della democrazia occidentale, come pudicamente e vergognosamente si ripete, ma è l'anno della vittoria dell'economia di mercato assoluta che si è liberata di una forza che pur con contraddizioni anche grandi aveva avuto il merito di tenere a freno il capitalismo nel Novecento, parlo delle forze comuniste che hanno caratterizzato il secolo breve, provando a porre limiti al dilagare dell'economia assoluta. Col 1989 la lotta di classe non è finita, anche qui andrebbe aperto un ampio capitolo su questo tema, semplicemente la lotta di classe si è ridisposta in nuova forma. Fino al 1989 la lotta di classe tradizionalmente avveniva in forma biunivoca, servo-signore potremmo dire con Hegel, dopo il 1989 la lotta di classe si riorienta in forma univoca, è il signore a condurre la lotta di classe, è il padrone che conduce la lotta di classe a proprio vantaggio, semplicemente riprendendosi tutto, un pezzo alla volta, tutto ciò che il servo si era guadagnato sul campo di battaglia, diritti sociali, conquiste del lavoro e così via. È storia di questi giorni, del resto. Ci muoviamo qui in uno schema apparentemente astratto di filosofia della storia, ma poi è molto concretamente determinato nelle vicende che ci caratterizzano quotidianamente. Già si è opportunamente evocato l'articolo 18 che è stato rimosso, si potrebbero evocare molte altre riforme, come vengono sempre dette, ad esempio, per rimanere a questo funesto 2016,
annus horribilis, ricordiamo che a gennaio è stato rimosso l'obbligo del registro degli infortuni nei luoghi di lavoro e così via. Si possono menzionare molti altri aspetti. Ecco, dopo l'89 la lotta di classe diventa massacro di classe, gestito univocamente dalla parte dominante, che non più contrastata dalle forze che tradizionalmente l'avevano contrastata, si è appunto determinata in forma nuova. Il sindacato stesso, perché anche di questo si parla, se fino all'89, quando scendeva a trattativa, era rappresentato, aveva dietro di sé la potenza sovietica, oggi dopo l'89 si trova inerme da solo a fronteggiare un nemico che non ha smesso di vincere. Ecco, in questo quadro che assistiamo a quelle che vengono chiamate con il linguaggio che sempre è dettato dalla parte dominante, riforme, che in realtà di riforma non hanno nulla per la parte dominata. Riforme sono sempre solo per la parte dominante, che puntualmente si libera, riforma ciò che è a proprio vantaggio. Viene chiamata così riforma la distruzione dei diritti sociali, viene chiamata ancora riforma la distruzione del mondo del lavoro, viene chiamata riforma ancora, per parlare di cose recenti, la distruzione del sistema scolastico, la cosiddetta buona scuola, espressione anch'essa alquanto orwelliana. Ecco, se noi volessimo soffermarci in questo quadro generale che, badate, non riguarda soltanto l'Italia, ma che ha portata storica mondiale da un certo punto di vista e che a maggior ragione riguarda l'odierna Europa. Se volessimo soffermarci tuttavia sul nostro paese, sull'Italia, dopo l'89 dovremmo individuare almeno due grandi momenti fondamentali, due grandi date che segnano il passaggio al mondo in cui ci troviamo oggi. E queste due date sono molto rapidamente il 1992 e il 2011. 1992 Mani Pulite, quello che in una lettura non convenzionale, non ideologicamente addomesticata, è a tutti gli effetti stato un colpo di Stato giudiziario ed extraparlamentare, con cui si è distrutta una prima Repubblica che poteva anche essere corrotta, ma che comunque al di là di tutto era centrata sui diritti sociali, essa sì, sui diritti del lavoro, sui diritti delle persone. Secondo un'unione a geometrie variabili fra la tradizione comunista, quella cristiana, cattolica e così via, e si è aperta la strada al ciclo delle rivoluzioni liberiste. Dopo il 92 abbiamo avuto effettivamente il succedersi di governi fintamente contrapposti di centrodestra e di centrosinistra, dove in realtà a prevalere era sempre una, diciamo così, un'alternanza senza alternative, dove in realtà vinceva sempre il mercato, dove in realtà vinceva sempre la parte dominante, sia che al potere vi fosse il cavaliere Silvio Berlusconi, sia che al potere vi fosse Massimo D'Alema, stessi effetti, stesse prospettive. Primo momento fondamentale. 2011 è l'altro momento troppo spesso dimenticato, che corrisponde a tutti gli effetti a un secondo colpo di Stato. In questo caso non fu un colpo di Stato giudiziario, fu un colpo di Stato detto pudicamente governo tecnico, che in realtà corrispondeva a tutti gli effetti a un colpo di Stato finanziario, l'Unione Europea che si liberò del governo Berlusconi, criticabile finché vogliamo, ma pur sempre espressione democratica e sovrana del popolo italiano, per imporre un governo tecnico scelto ad hoc di economisti, si va, di economisti al potere per la prima volta, il cui unico compito era quello di riformare l'Italia ponendola al passo con il resto dell'Europa, da cui la riforma Fornero, da cui le lacrime e sangue versate dai lavoratori, l'articolo 18 rimosso e quant'altro. Si apriva appunto un vero e proprio colpo di Stato finanziario. È curioso una scena che io cito sempre, che è una scena da un certo punto di vista che programmaticamente delinea quanto accadde in quell'anno 2011. Una donna intervistata, giubilante per la fine del governo Berlusconi, disse testualmente: "Finalmente se ne va Berlusconi, le donne verranno rispettate". Contestualmente il governo Monti alzava l'età pensionabile delle donne. Questo stava avvenendo, questa fu la mancata comprensione di quanto stava accadendo in quella fase storica. Ecco, questi sono i due momenti fondamentali che ci portano al nostro presente, al presente del governo Renzi, che come è stato ricordato non ha alcun mandato democratico, espressione della volontà dei mercati alla stregua del governo Monti, e esso stesso figlio di quell'esperienza
di dittatura finanziaria e che oggi giunge alla distruzione con la riforma costituzionale di un ultimo ostacolo al capitalismo assoluto. Dopo l'89, in fondo, la storia europea e italiana è la storia delle progressive riforme, cioè delle progressive distruzioni di tutto ciò che ancora poneva limiti al dilagare del mercato assoluto. Diritti sociali, articolo 18 in Italia, partiti che rappresentavano il serbo. Dopo l'89, non dimentichiamo, la parte dominata, oltre a essere oggetto di un massacro di classe, non è nemmeno più rappresentata politicamente. Il serbo oggi non ha alcuna rappresentanza politica, nella misura in cui le sinistre del governo Renzi hanno scelto di passare armi e bagagli dalla parte del capitale, dal partito di lotta contro il capitale a partito di lotta in nome del capitale. Mi sono recentemente trovato in un surreale dibattito con alcuni dell'Unità, il giornale fondato gloriosamente da Antonio Gramsci, uno che contro il capitale ebbe modo di combattere e di pagare in prima persona le conseguenze, i quali difendevano oggi la necessità di tutelare il lusso e le spiagge di lusso per i cani, no? Dicendo che era un'opportunità. Questo è il paradosso in cui ci troviamo oggi, evocato quasi in maniera tragicomica da questa vicenda. Ecco perché la Carta Costituzionale è oggi a tutti gli effetti un ostacolo al dilagare del capitalismo assoluto e a quello che in altra sede ho proposto di chiamare il monoteismo del mercato. La Carta Costituzionale italiana, e chi mi ha preceduto l'ha messo molto bene in luce, è centrata su alcuni temi del tutto incompatibili essi stessi con l'odierno ordine dominante. Essenzialmente due, direi: il tema della persona e il tema del lavoro. La Carta Costituzionale, è superfluo ripeterlo in questa sede, nasce sull'onda dell'incontro fra due esperienze molto diverse per certi versi, dalle quali tuttavia è scaturito quel testo. L'esperienza cattolica, centralità della persona umana, che ha solo dignità e non ha prezzo, ed esperienza comunista, la centralità marxiana del lavoro, la dignità del lavoro, il lavoro come fondativo dell'essere sociale. Per questo nella nostra Costituzione effettivamente, a un'analisi non superficiale, i due grandi fulcri risultano essere esattamente quello della persona umana e del lavoro. Poi certo vi sono anche altri temi studiando i quali emerge come la Carta Costituzionale sia incompatibile con l'odierno ordine dominante e sia essa stessa ridotta a lettera morta. Voglio qui citare il passo sulla sovranità nazionale, ad esempio. Non sono possibili sovranità, cessioni di sovranità, dice il testo della Carta Costituzionale, ciò che appunto è stato distrutto con i trattati europei. Maastricht e Lisbona sono un grande attentato alla Carta Costituzionale italiana, evidentemente. Ed è curioso il fatto che quanti, giustamente all'epoca al cospetto del cavaliere Berlusconi, andavano un giorno in piazza e l'altro pure a protestare in nome della Carta Costituzionale, la più bella del mondo, oggi si siano dissolti, addirittura sulle pagine di Repubblica Scalfari continuamente invoca le cessioni di sovranità, che significa appunto tradire la Carta Costituzionale. Non uso l'espressione tradire la patria, ribadendo però, questo ci tengo a dirlo, che il concetto di patria non è un concetto di destra, è un concetto che non ha valore politico connotato. Può essere di destra, ma non è necessariamente di destra. Io a casa ho la banconota cubana con il volto, l'effigie di Che Guevara, con scritto patria o muerte. Ora, dire che Che Guevara e Fidel Castro fossero di destra è molto difficile, evidentemente. Ci stanno cercando di delegittimare il concetto di patria e di radicamento nazionale, certamente, perché il capitale non ha patria. Il capitale vuole flussi migratori non gestiti, vuole la possibilità di sfruttare illimitatamente, di delocalizzare, e quindi abbatte l'idea di ogni radicamento nazionale, subito liquidandolo come di destra, fascista e quant'altro. Qui bisognerebbe riaprire un ampio capitolo a partire da Gramsci. Ad ogni modo, la nostra Carta Costituzionale è un testo fondamentale di resistenza oggi rispetto al dilagare del mercato assoluto. Persona umana e lavoro. Il lavoro è qualcosa di fondativo dell'essere sociale, è ciò che caratterizza l'uomo come persona. L'uomo non è una cosa, ma è una persona. Il concetto di persona è un concetto importante nella tradizione cristiana, che allude esattamente all'irriducibilità di quell'ente specifico che è l'uomo, che non può essere ridotto a merce. L'uomo vive di progetti, di sogni, di aspettative, non è riducibile a merce. Vive del suo lavoro, appunto, si progetta
esiste progettualmente, diceva il filosofo Heidegger, si progetta continuamente, fa progetti, va oltre se stesso, nella misura in cui dà un senso al proprio segmento temporale finito, progettando l'avvenire e quindi dando un senso anche al proprio presente. Ecco, l'odierna situazione del capitalismo assoluto nega a un tempo il lavoro e la progettualità della vita umana, ci costringe al precariato, come viene detto. Precariato è la continua offesa della dignità umana. Precariato significa che non hai il diritto di progettare, che diventi tu stesso una merce on demand, che viene prodotta e utilizzata quando ve n'è bisogno, secondo le richieste del mercato. Chi vive a tempo determinato, chi vive come precario, non ha la possibilità di progettarsi un'esistenza, è offeso nella sua funzione di lavoratore e di essere umano. Per questo la Carta Costituzionale oggi, è stato giustamente detto, viene annientata contestualmente con riforme del lavoro, riforme come il Jobs Act, che segnano esattamente, ancora una volta, un'offensiva diretta del signore contro il servo, dei dominanti contro i dominati. Dobbiamo riappropriarci anche delle grammatiche che sono andate perdute, le grammatiche di Marx e di Gramsci, dominati e dominanti. Servi e signori, non c'è una grammatica univoca. Dire, chiamare le cose con il nome che usano i dominanti significa perdere in partenza la battaglia. Accettare il terreno della globalizzazione, dell'Unione Europea, della flessibilità del lavoro significa aver perso in partenza. Il primo gesto critico sta invece nel ricategorizzare la realtà, nel mostrare una prospettiva di classe, si sarebbe detto una volta, una prospettiva altra rispetto a quella dominante. Ciò che chiamate globalizzazione è lotta di classe al massacro, è capacità di sfruttare i lavoratori di tutto il mondo ponendoli in concorrenza fra loro. Ciò che chiamate flessibilità è strumento padronale che riduce l'ente umano progettuale a pura merce on demand. Ciò che ancora chiamate, ad esempio, opportunità della flessibilità, tali sono sempre solo per la parte dominante e così via. Ecco, in questo senso mi pare molto evidente che possiamo dire senza esitazioni che l'odierna riforma costituzionale vuole scalfire uno degli ultimi residui che eroicamente resistono al dilagare del capitalismo assoluto, nella misura in cui tutelano, magari anche solo in forma testimoniale, ecco, da un certo punto di vista, la dignità del lavoro e la dignità della persona umana. Per questo procedono insieme con il Jobs Act. Laddove in Francia, come sappiamo, l'equivalente del Jobs Act, la loi Travail, ha subito una vigorosa ed eroica resistenza da parte dei lavoratori francesi, e non è un caso che subito, di fronte all'insorgere dei lavoratori francesi, si sia spostata l'attenzione con altre emergenze, vi sarete domandati come mai sempre in Francia avvengono ultimamente le emergenze, dove invece in Italia non ve ne è bisogno, dato che il Jobs Act passa tranquillamente, come se fosse del tutto fisiologico e normale. Ecco, in questo scenario io credo che occorra inquadrare, contestualizzare tutto quello che sta avvenendo, se no appunto ci limitiamo a un discorso tecnico, certo opportuno e fondamentale per capire in concreto come vogliano riformare o controriformare, sarebbe più opportuno dire, la Carta Costituzionale, ma ci sfugge poi, nella misura in cui guardiamo gli alberi, ci sfugge il senso della foresta in cui sono contestualizzati gli alberi, ci sfuggono i movimenti più ampi entro i quali sta avvenendo questo processo, questa dinamica di riforma della Costituzione. Naturalmente, è stato detto anche in questo caso molto opportunamente, il dibattito è del tutto asimmetrico, le forze in campo sono del tutto asimmetriche. Chi detiene i mezzi della produzione detiene anche i mezzi della comunicazione, molto semplicemente. Non è un caso. Hanno già mobilitato l'intero apparato mass mediatico per martellare, per fare un'opera di bombardamento mediatico pro riforma costituzionale. Hanno mobilitato comici di regime e quant'altro per fare quest'opera. E prima del referendum ne mobiliteranno molti altri ancora. Per tutto il resto c'è Mastercard, dice una nota pubblicità. In realtà si può comprare tutto nella società di mercato. Per questo, appunto, non esiste più la persona oggi. È inconcepibile che esista la persona umana per il capitalismo assoluto. Devono esistere solo merci. La persona umana non esiste più. Deve esistere la merce. Tutto diventa ridotto al rango di consumatori, no? Anche negli ospedali
che diventano non a caso aziende sanitarie, no? Avrete notato, e aziende scolastiche, le scuole, non ci sono più studenti come era ai tempi, ancora quando studiavo io, ci sono oggi consumatori di formazione, così è la definizione ministeriale. Nelle aziende ospedaliere non ci sono più i pazienti, la figura un po' romantica del paziente, colui che, paziente che subisce una situazione non voluta. Esiste la figura del cliente, del consumatore, ancora una volta. Con tutto ciò che ne deriva poi, naturalmente. Ecco, in questo scenario l'idea stessa di una natura umana, di una dignità umana, viene dissolta, tutto viene integralmente mercificato e verranno assoldati, aspettiamocelo, sempre più individui al servizio di quest'opera di propaganda. Quelli che fino a ieri facevano l'elogio della più bella Costituzione del mondo hanno già armi e bagagli, scelto di passare dall'altra parte. Per tutto c'è un prezzo, si diceva poc'anzi. E da qui a ottobre, novembre, quando sarà, adesso precisamente non è ancora chiaro, a novembre pare il referendum, dovremo aspettarci molti colpi di scena. Gli intellettuali sono la parte più pericolosa, ovviamente. È facile spiegare alle persone che lavorano che cosa sia la Carta Costituzionale e le ragioni per cui avvengano questi rivolgimenti, perché lavorano, sono persone che, se giustamente indirizzate, capiscono. Il problema sono gli intellettuali, che non sono la soluzione, sono il problema, attenzione. Gli intellettuali sono la parte dominata della classe dominante. Sono della classe dominante perché hanno un capitale culturale da vendere e sono dominati perché devono venderlo per campare questo capitale culturale. E quindi chiaramente devono elaborare un capitale culturale che i dominanti possano acquistare. Se tu critichi la carta, il referendum costituzionale, non hai un buon capitale culturale da vendere ai dominanti. Se invece inizi a fare l'elogio della riforma costituzionale, è come se hai un buon capitale culturale da vendere. E così via, su molti temi questo avviene oggi. Ecco, in questo scenario, credo e mi avvio rapidamente alla conclusione, che occorra una riflessione anche di ampio respiro su quello che sta avvenendo. Non è un caso che a favorire queste riforme, non solo in Italia, badate, come già dicevo, vi siano persone dalle quali non compreremo nemmeno un'auto usata, come si diceva una volta, no? Grandi esponenti del sistema finanziario, delle banche, non certo movimenti dal basso, evidentemente. L'opera di demonizzazione è già partita, eh? Addirittura chi non vota sia al referendum è stato squalificato come fascista, no? Questa categoria sempre ricorrente nella storia d'Italia, no? Per silenziare chiunque sia portatore di una visione altra. Addirittura i partigiani, nella misura in cui si oppongono alla riforma costituzionale, saranno fascisti prossimamente, no? Su un noto giornale italiano era comparsa una vignetta, a mio giudizio, vergognosa e indecorosa, che presentava Zagrebelsky come se fosse un fascista, no? Come se fosse un fascista, le brigate Zagrebelsky, dei fascisti, no? Rincorse dalle brigate partigiane, scusate, le brigate Boschi e Renzi che inseguivano il fascista Zagrebelsky, no? Appunto, questo è il paradosso, laddove invece Zagrebelsky, uno dei pochi intellettuali onesti e seri su questo punto, ha scritto in 15 punti, lo potete trovare facilmente, i motivi per votare no al referendum costituzionale. Ecco, in questo senso io credo occorra mobilitarsi e per citare ancora Gramsci, che credo possa essere assunto come un riferimento indiscutibile per questa platea, anche per l'intero popolo italiano, dobbiamo agitarci perché avremo bisogno di tutte le nostre energie, dovremo istruirci perché avremo bisogno di tutte le nostre intelligenze. Senza sapere vincerà naturalmente la parte dominante, che avrà buon gioco a fare il suo gioco mediatico privilegiato. Attenzione, è un errore pensare che non si dia spazio alle ragioni del no. Non funziona così il mainstream dominante, se no sarebbe evidente il carattere totalitario del sistema in cui siamo. Non apparirebbe più lampante la differenza tra le dittature del Novecento e quella odierna, che è molto più dittatoriale nella misura in cui non appare tale, peraltro. Le ragioni del no appaiono, ma appaiono sempre minoritarie. Un esempio concreto, dibattito televisivo in cui inviti cinque che vogliono il sì e uno che vuole il no. No? Evidentemente, per buone e valide che possano essere le ragioni addotte da chi è per il no, automaticamente il contesto creato ad hoc fa sì che le sue ragioni siano
meno importanti, meno valide e così via. Quindi è una battaglia culturale, anzitutto, eh? Una rivoluzione culturale occorre fare, comprendere esattamente che cosa sia questa riforma costituzionale, per poterla combattere, o per usare una formula, un po' pubblicitaria, se volete, di questa riforma costituzionale possiamo dire se la conosci la eviti. Grazie.